Ciao, amici. Oggi vi portiamo a Fabriano. Cittadina di circa 30.000 abitanti in provincia di Ancona. Siamo nell'entroterra marchigiano al confine con l'Umbria, in una vallata attraversata dal fiume Giano, circondata dall'Appennino Umbro Marchigiano. Seguite il video fino alla fine, perché con un colpo di fortuna siamo riusciti ad entrare in un meraviglioso luogo poco conosciuto. Fabriano è un'antica città laboriosa, conosciuta in passato dapprima per la lavorazione del ferro, poi per i mastri cartai, ed oggi per l'industria degli elettrodomestici. Fabriano è città della creatività UNESCO, nonché città della carta e della filigrana. Parcheggiamo nei pressi del Parco Regina Margherita, per visitare subito il museo simbolo di Fabriano, quello della carta e della filigrana, nell'ex convento di San Domenico. L'attività legata alla produzione della carta risale al 1200 circa. Il percorso museale illustra la storia della carta a Fabriano, dagli inizi ai giorni d'oggi. La visita è particolarmente interessante, anche grazie a laboratori didattici, che mostrano come realizzare un foglio di carta con filigrana. Un museo di cui vi consigliamo la visita, e che piacerà sicuramente a grandi e piccini. Uscendo attraversiamo il Parco Regina Margherita. Un grande giardino alberato con giochi per bambini, attrezzature per lo sport all'aria aperta, panchine e uno chalet. Seguiamo poi le indicazioni per il centro, percorrendo Corso della Repubblica, fino alla Piazza del Comune, leggermente in pendenza, e dalla forma triangolare. Al centro risalta l'ottagonale Fontana Sturinalto, risalente al 1285. In piazza si affacciano l'imponente Palazzo del Podestà, il Palazzo del Comune ed il magnifico Loggiato di San Francesco. Il loggiato risale alla metà del 1400. È composto da 19 arcate e crea un interessante effetto prospettico, in combinazione con la piazza scoscesa. Il Palazzo Podestà venne realizzato nel 1255, in stile gotico, in pietra bianca. Ci segnalano che sotto il suo corpo centrale scorreva il fiume Rivo. Per questo motivo venne realizzato un arco che consentiva il passaggio da una sponda all'altra. La piazza è il cuore dell'abitato, e da essa si diramano in più direzioni le vie che ci condurranno ai luoghi più interessanti di Fabriano. Proseguiamo dapprima dritti, oltrepassando Palazzo Podestà. Poco dopo, incrociamo la suggestiva farmacia Museo Mazzolini e Giuseppucci del 1896, interamente realizzata in legno. La troviamo purtroppo chiusa. Continuiamo passeggiando per le antiche stradine, fino ad arrivare alla imponente chiesa collegiata di San Nicolò. Troviamo chiuso anche qui, peccato.
Torniamo alla piazza del comune, e questa volta, saliamo verso l'oratorio della Carità. Chiuso, nonostante il cartello fuori indichi il contrario. Di fronte si trova il promettente Museo Guelfo, con la collezione di Guelfo e Marisa Bianchini, nonché artisti internazionali come Miró, Dalí, Man Ray. Anche in questo caso, nonostante gli orari affissi dicano il contrario, è chiuso. Non ci perdiamo d'animo. Riscendiamo in piazza, salendo la via opposta, in direzione della Cattedrale Basilica di San Venanzio. Chiusa anche questa, per problemi di sicurezza, legati alla recente scossa di terremoto a Fano. Nella piazza dove sorge la cattedrale, troviamo una bella fontana, l'ex ospedale di Santa Maria del Buon Gesù e il Museo Diocesano, che in questo periodo è aperto solo di domenica. Purtroppo la maggior parte delle chiese incrociate durante la nostra visita erano chiuse. Ed anche districarsi con giorni ed orari di apertura dei vari musei non è semplice. Probabilmente il periodo non è quello giusto. Speriamo di poter tornare in un momento migliore e completare la visita. Nel complesso dell'ex ospedale di Santa Maria del Buon Gesù, abbiamo visitato l'omonima chiesa, piccola ma affascinante. Ma soprattutto la struttura è sede della Pinacoteca Civica Bruno Molaioli. Oltrepassiamo la stupenda facciata con portico a volta a crociera ed entriamo nel museo. Due sono le aree espositive principali. Al piano terra troviamo la casa di Esther. Una collezione di 30 opere donata da Esther Merloni, appassionata collezionista d'arte, appartenente alla nota famiglia di imprenditori fabrianesi. Quadri e sculture del XX secolo, con artisti come Emilio Vedova, Giacomo Manzù, Arnaldo Pomodoro, Giorgio De Chirico, Lucio Fontana. Saliamo le scale per ammirare opere più antiche, di vari stili. Gotiche, romaniche, rinascimentali e barocche. Uscendo abbiamo il colpo di fortuna che ci fa svoltare la giornata. Dopo tante porte chiuse, incrociamo un simpatico ed accogliente fabrianese, custode di uno dei piccoli gioielli della città, l'oratorio del Gonfalone. Costruito per volontà dell'omonima confraternita mariana nella prima metà del 1600, oggi è uno spazio espositivo aperto solo in occasione di mostre o eventi. Il soffitto a cassettoni ci lascia a bocca aperta. L'altare è altrettanto magnifico, con una tela dell'artista urbinate Antonio Viviani. Nelle pareti laterali è possibile ammirare 12 tele raffiguranti la vita della Vergine. E con questa splendida sorpresa, chiudiamo la nostra giornata a Fabriano.
una bella città ricca di storia e cultura, che probabilmente si sta ancora organizzando al meglio per mettersi in mostra nel migliore dei modi. Il comune di Fabriano è particolarmente esteso e racchiude tante interessanti bellezze anche nelle varie frazioni. Ne abbiamo parlato approfonditamente su amarche.it. Tra le più interessanti vi consigliamo il Borgo di Cacciano, il paese dei murales artistici. Ed anche il delizioso Castello di Precicchie, un piccolo borgo arroccato, immerso nella natura. Incantevole è l'eremo di Santa Maria di Val di Sasso, nella Valle Remita. Il santuario della Madonna della Grotta è un affascinante luogo sacro incastonato nella roccia. E poi ancora la Castelletta, l'eremo di Grotta Fucile o l'eremo dell'Acquarella nella confinante Cerreto d'Esi. E per gli appassionati di trekking, troverete alcune idee utili per raggiungerli con rilassanti e suggestive passeggiate. In descrizione trovate il link dell'articolo su amarche.it, con tutte le informazioni approfondite. Se ti è piaciuto questo video lascia un pollice in alto. Se hai particolarmente apprezzato il nostro lavoro, puoi supportare il canale con un super like, donando così una piccola cifra a sostegno di amarche.it. Iscriviti al canale, attivando la campanellina, per essere sempre aggiornato. Amarche.it. Meravigliose scoperte!